Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati con la carriera allenatore con il nostro Foggia Calcio. Nell'ultima partita abbiamo perso contro il Fondi 2-1, la prima sconfitta in campionato, ma oggi speriamo di rifarci, sempre in trasferta, stavolta con la Regina, una squadra di bassa classifica, però sono squadre che danno fastidio e noi ci becchiamo subito nel match. Angelo per Sigurella, il Cosimo, ti dico, di Piazza, bellissimo il passaggio per Cosimo, ti dico! Attenzione qui la regina, no, che spazio, no, 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 no! Fuori, mamma mia che rischio, non ci credo! Attenzione Angelo, Martin Riverola ci ha provato col tacco, attenzione la regina ora, stesso palla in difesa. Buona la palla per noi qui, Cosimo, Chirico, Chirico, mette in mezzo Di Piazza, ce l'avete, che gol di Di Piazza, Regina 0, Foggia 1, gol fortunoso, no, questo lo voglio rivedere, raga, non l'ho capita molto, vediamo, vediamo, l'importante è che sia entrata la palla, vediamo, di testa poi, con un rimpallo, però è sempre gol, il gol è stato assegnato a Matteo Di Piazza. Attenzione Nano Sanchez, attenzione mette lì per l'attaccante della regina, attenzione guarda qua, no, mamma mia, no vabbè, no non ci posso credere, non ci posso credere, è il momentum di FIFA questo, attenzione, sembrava il momentum di FIFA ragazzi. Attenzione qui Di Piazza, si è inserito splendidamente, Di Piazza può provare e c'è portiere, protezione, no. Attenzione qui, Corona, bel contrasto. No, attenzione! Battuta subito! Guarna, San Guarna! E a questo punto la regina credo meriterebbe proprio il pareggio. Dobbiamo essere onesti. Vai Rubì. Dai, scadono sti minuti. Vai Cosimo, forse anche l'ultimo attacco possiamo provare. No! Finisce così! Regina 0, Foggia 1, ritornano i 3 punti. Foggia ritrova la vittoria che mancava, se non sbaglio, da 2-3 giornate. Mamma mia, vittoria sofferta! Soffertissima, ragazzi. Come avete visto, forse la regina meritava assolutamente il pareggio. Ci è andata bene. 1-0, tutti a casa. Vediamo, il Lecce ha vinto 4-2, il Cosenza pure ha vinto 1-0 col Francavilla. Il Matera che vince. Poi vediamo il Messina, Messina Casertana, scontro al vertice, 4-2 vinto dal Messina, l'USB che vince, Catania che vince, vediamo la classifica, siamo a 6 punti dal Messina che non perde più, poi USB tra di noi, Fondi, Casertana, Matera, Lecce, Catania, tutte lì, a pochi punti da noi, a noi parecchio distacco dal Messina che ha 6 punti, veramente tenta la fuga, già inizio campionato. Ok raga, vediamo la prossima partita contro chi è. Col Francavilla, attenzione, attenzione, il Francavilla in realtà li abbiamo asfaltati. 5-1. Bella partita, una delle migliori del Foggia. Speriamo, speriamo, speriamo. Anche qui su PES nel gioco. Che veramente ci servono i 3 punti per avvicinarci al Messina. Andiamo a fare la formazione a posto così. E noi ci becchiamo nel match. Sempre ti sostenere.
situazione qui. Francavilla si porta in avanti, un passaggio delizioso. Vacca! No, 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 attenzione, resiste! L'attaccante del Francavilla! No, vabbè, che gol ha fatto! Ma porca puttana! Cioè, poi uno non deve dire le parole, cioè, un gol del genere. La difesa che dorme, i dormienti proprio, soprattutto l'errore più grave l'ha fatto Angelo. No, vabbè, no, vabbè, col Francavilla in casa adesso siamo pure a perdere. Capito che ha cambiato la difficoltà a superare il massimo di PES, però... Cioè, guardate Angelo! No, vabbè. Attenzione qui, questo calcio d'angolo, guarda, smanaccia. Attenzione qui... Ah, vabbè, li facciamo fare tutto quello che vogliono! Di Piazza. Matteo Di Piazza, per Gerbigno. Gerbigno, la da Sarno sulla fascia. Sarno, vede il compagno Angelo. Angelo... La dà di nuovo a Gerbigno! Gerbigno si sbarca di un difensore! C'è la rete! Gerbigno! Il pareggio del Foggia! Mamma mia, com'è essenziale Gerbo per questa squadra! Guardate qui! Mamma mia! 1-1! Quella serie di passaggi questa. Si vede qui Francavilla! No! Guarda! Mamma mia! E finisce così! Primo tempo, Foggia 1, Francavilla 1. Una partita bellissima. Speriamo nel secondo tempo di portare a casa la partita. Attenzione, ancora Raul De Tomas, l'autore del gol. Mamma mia, qui fuori. Vincenzino. Bellissimo il dribbling. Sicurella. Giuseppe. Giuseppe Sicurella, lì vede Chirico, Chirico, Chirico. Di rovesciata. Vai Vincenzo, vai Vincenzino, l'hai visto Di Piazza. Vai che... No, vai, Chirico, Chirico, e tiro, Di Piazza, porta libera, no! Se l'è mangiato, se l'è mangiato davvero, non ci credo. Non ci credo. No, vabbè. No, vabbè, raga, no, no. Cosa si è divorato lì Di Piazza? Cosa si è divorato? Vabbè che è stato pure bravo il portiere, ma non la doveva tirare centrale. L'ha buttata proprio addosso al portiere. No, vabbè, assurdo, assurdo. Cioè, un bomber così è capocannoniere, se non sbaglio, del campionato. Mi va a sbagliare una cosa del genere. Che peccato, era una partita da portare a casa. Assolutamente. Adesso andiamo a vedere... Le altre squadre cosa hanno fatto? Ti prego, non dimmi che il Messina ha vinto. Matera 1-1, Fondi 1-1. No, vabbè. Messina vince ancora contro il Catania, poi 1-0. E scappa in classifica a 31 punti. E noi siamo a 8 punti di distacco dal Messina. Poi dietro di noi c'è Casertana, Fondi, Juve Stabia, Matera. No, assurdo, veramente. Il Messina è imbattibile. Questo episodio può finire qui, non è un periodo proprio eccellente per questo Foggia, ma sono sicuro che torneremo più forti di prima. Facciamo così ragazzi, se questo video raggiunge 30 like, il prossimo episodio ve lo porterò venerdì. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!